Chi fa video a Capodanno fa video tutto l'anno! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Buon anno! Buon anno a tutti! Buon anno a voi, alle vostre famiglie, ai vostri piccoli, ai vostri genitori, a tutti! Che sia un 2015 strepitoso, ricco, felice, gioioso, soddisfacente! Che ne so? Suggerisci, Enzo? Che sia un 2015? Lui è qui sotto, con la sua mamma, perché sta molto molto meglio. Quindi che sia un 2015 anche pieno di salute per tutti. E insomma, ragazzi, un altro anno è cominciato, pieno di cose da fare, pieno di cose da creare. Chissà quante bellissime cose faremo quest'anno insieme. Io e voi, voi e me, noi insieme su Arte per te. Evviva, buon anno! Sono troppo contenta. A me l'anno nuovo piace perché è pieno di cose da fare, di aspettative, di progetti. Quindi, insomma, ogni anno io sono quella dei buoni propositi, no? Comincio, infatti devo ricominciare la dieta perché con queste feste, diciamo che mi sono acchiattata alquanto, assomiglio sempre di più a lei. Adesso ricomincerà il lavoro, le feste stanno finendo, ma ragazzi, ancora non è finita, quindi non anteponiamo il carro ai buoi. Godiamoci gli ultimi scampoli di festa che ci rimangono da vivere serenamente in ferie e a casa, possibilmente. La prossima qual è? Se non mi sbaglio, è la mia festa, l'Epifania. Eh sì, io sono molto imparentata con la Befana. Se non ve lo ricordate, vi metto qua il video dove ci sono prove certe della mia vicinanza con Madame Befana, che quest'anno non potrà passare, perché è stata molto presa dalla consegna delle calze e quindi mi ha chiesto una cortesia di provvedere io stessa alla mia famiglia, vista la nostra vicinanza parentale. E quindi ho pensato a qualcosa per l'Epifania che non fosse però sempre la solita calza, perché alla calza ci pensa la Befana. E invece ad altre cose, magari al riciclo, ci pensa Ombretta. E infatti oggi ricicleremo una cosa che, se mi state guardando dopo il pranzo di Capodanno, sicuramente avrete ancora sulle tavole. O probabilmente lo zio, quello più ordinato, avrà appena accartocciato in 1000 pezzettini e non potrà più essere utilizzabile. Le bottiglie delle bevande gasate. L'unico motivo per cui vale la pena di bere bevande gasate è riciclarne le bottiglie. Infatti con le bottiglie delle bevande gasate si possono fare 3000 cose. Io faccio spesso del riciclo di questo genere a scuola con i miei bimbi. Adesso però voglio fare qualcosa di divertente con voi e per voi ho pensato di riciclare due bottiglie di Coca-Cola che diventeranno. Un'idea non mia, presa dal web, andando girando così, tra le foto, diventeranno dei simpaticissimi pinguini. Qui, 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 qui. Ma non è troppo carino? Dei simpaticissimi pinguini porta dolcetti, naturalmente, perché il coperchietto si stacca e qua dentro si mettono i dolci dell'Epifania. Allora, andiamo, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come ho creato il nostro dolce pinguino dell'Epifania. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri pinguini portadolcetti o scatoline pinguini con bottiglie riciclate. Come vedete, io userò delle bottiglie della Coca-Cola. Bene, siccome è venuto un freddo pazzesco, mi è venuto proprio naturale pensare ai pinguini. Come far diventare due bottiglie di plastica dei simpaticissimi pinguini, che però nel caso di Arte per te saranno dei pinguini portadolcetto per l'Epifania. Poi voi potete utilizzarli tutto l'anno. Allora, cosa ci occorre? Dei colori acrilici, esattamente il bianco, il nero, l'arancione e il colore con cui deciderete di fare il cappellino. Quello lo decidete voi. Io per praticità ho preso anche gli Uniposca per fare le rifiniture, un tagliabalsa, quindi un pompon, vi faccio vedere come si fanno i pompon cliccando qui su questo video. Poi due bottiglie di plastica, io ho quelle della Coca-Cola, ma vanno benissimo qualsiasi tipo di bottiglie che abbiano comunque il fondo così a fiore. Dei pennelli vari ed eventuali, un punto di colla a caldo, della stoffa riciclata che si accordi col vostro pompon. Io qui ritaglierò questa
calzetta vecchissima e non è anche tanto bellina dell'Epifania, e farò la sciarpetta del mio pinguino. E poi cosa? Dei piatti di plastica per miscelare i colori. Cominciamo subito. Come prima cosa rimuoviamo le etichette dalle bottiglie. Quindi dobbiamo decidere l'altezza dei nostri pinguini. Allora, la prima bottiglia, quella che fungerà da corpo, diciamo così, la taglierò prendendo come punto di riferimento le bottiglie della Coca-Cola, che siamo, diciamo, quelle più comuni, la taglierò un pochino sopra. Vedete dove finisce la zigrinatura della parte bassa? Qui, qua c'è un gradino, e io taglierò un centimetro sopra questo gradino. Se volete, tracciate tutto il contorno col taglio a balza, facendo molta attenzione, seguiamo il tratteggio che abbiamo fatto. La parte che ci serve sarà questa. Di quest'altra bottiglia invece taglierò un centimetro circa sotto la linea della fine della bottiglia, quella dove comincia proprio la base della bottiglia. Si vede perché la linea è ben tratteggiata, quindi un centimetro scarso prima io taglio e vi verrà fuori questo. Quindi avremo questo e questo, che se tagliati bene potranno essere inseriti facilmente l'uno all'interno dell'altro, avendo quindi questa situazione qua di barattolino chiuso. Bene, adesso qui la vostra creatività può sbizzarrirsi. Noi facciamo i pinguini. È giunto il momento di passare ai pennelli. Prendiamo il nostro bianco e facciamo una bella passata su tutto, in modo da dare una buona base. Ok, facciamo asciugare e facciamo anche l'altro pezzo. Allora, ecco qua, adesso facciamo asciugare perfettamente questa base. Ok, giunti a questo punto avremo più o meno questo tra le mani. È giunto il momento di tracciare la sagoma del nostro pinguino. Se avete un uniposca nero, fatelo con quello, se no potete procedere anche con un qualsiasi pennarello nero, dovete dare solo una sagoma. Cominciamo subito facendo una sorta di cuoricione. Ok, non c'è bisogno che siate precisissimi, basta essere comunque invece speculari, quindi da una parte e dall'altra rimanere il più simili possibile. Bene, possiamo dipingere. E dipingiamo tutto quello che è di esterno a questo settore, tutto di nero. Quindi, e così raddrizziamo anche le linee incerte che abbiamo dato magari col pennarello mentre tracciavamo il disegno. Date due mani di nero su tutto, facendo asciugare perfettamente tra una mano e l'altra. Ok, arrivati a questo punto facciamo asciugare completamente la base e decidiamo invece il colore da dare al cappellino. Credo che lo guarnirò di rosso e verde. Ok, quindi prendo il mio cappellino e su tutto passo il rosso. Anche qui almeno due mani, lasciando asciugare tra una mano e l'altra. Con un punto di bianco sporchiamo il rosso, quindi abbassiamolo leggermente, leggermente di tono, e non lo facciamo diventare rosa, ma un rosso un po' più morbido, diciamo così, un po' più pastellato, e facciamo una striscia più bassa tutto attorno nella parte bassa del cappellino, come fosse appunto l'elastico del cappello. Così, vedete, è appena un tono più basso. Adesso con un pennellino piccolo e il rosso puro, come lo abbiamo usato per tutto il resto del cappello, facciamo delle pieghette così a simulare un po' l'elastico, anzi io addirittura lo scurisco leggermente col nero questo rosso, così che diventi ancora più evidente. Ok, così, non so se vedete, sono appena accennate, si vedono molto da vicino, ma mi rendo conto che in videocamera non si vedono tantissimo. E adesso scegliamo un altro colore con cui decorarle. Io il cappellino lo farò tutto a pallini verdi. 1 2 3. 1 2 3. E poi faccio le cuciture dello stesso colore, così. Ok, cappellino fatto. Adesso facciamo la faccina del pinguino. Facile facile, un uniposca arancione, poco sotto la parte centrale, poco sotto, facciamo un triangolino.
Uno. Scusate, mi devo alzare. Uno. Ok, così il becco fatto. Quindi prendiamo o un uniposca nero o un pennarello nero e ai lati un po' più su facciamo gli occhietti. Uno. E due. Lui è pinguino. Ciao, sono pinguino. E allora... Così, senza troppi fronzoli, fatto. Adesso dobbiamo mettere la sciarpina e il pompon e per questo ci serviremo della colla a caldo. Nel frattempo che si riscalda la colla a caldo, noi prepariamo la sciarpina per pinguinozzo. E allora facciamo una sciarpina che sia verde e rossa, abbiamo detto, quindi io seguo proprio, taglio a metà. Ok, con la colla a caldo metto un punto al centro, piano piano se no si fora la bottiglia, ombretta, e metto un bel pompon, io per questo l'ho scelto verde, ok, bello grosso, che carino, guardate che bellino. Il cappellino col pompon, benissimo. Adesso metto la sciarpina che ho ricavato dalla calzetta della Befana che vi avevo fatto vedere prima. Con un puntino di colla la aggancio qui nella parte posteriore. Colla proprio poca perché fora la bottiglia, insomma è talmente calda la colla ed è talmente sottile la plastica della bottiglia che potreste bucarla. Quindi fatela passare davanti così e annodatela come meglio credete. E anche sul davanti, per far stare ferma la sciarpina, vi consiglio di adagiare tra la sciarpa e il pinguino un puntino di colla, ma poca poca. E adesso sfrangio le due bavette che scendono a mo' di frangia di sciarpa, appunto. Prendo e la accorcio leggermente, che è un po' lunga, e la sfrangio tutta. Mettiamo il nostro berrettino al nostro pinguino e lui è pronto, pronto per fare un bel servizio fotografico per voi. Bene, spero che quest'idea che io ho trovato carinissima, appena l'ho vista mi sono innamorata, vi sia piaciuta. Buon anno a tutti, abbiamo cominciato l'anno con un video, quindi con tanta creatività, spero che vi sia piaciuto. E io vi rimando al prossimo video che credo sarà ancora dedicato all'Epifania, festa a me molto molto cara, non perché sia la Befana, va bene, vi lascio le foto, spostiamoci di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Auguri! Avete visto com'è semplice creare i nostri pinguini portadolcetti? Non è un'alternativa carina alle solite calze? Insomma, certe volte i nostri figli ci sgamano che mettiamo la calza e passiamo per delle Befane. E invece no! Noi portiamo i pinguini, non le calze. Alle calze ci pensa la Befana. A noi pensiamo ai pinguini, potete sbizzarrirvi in 3000 modi a fare il cappellino col pompon diversamente, la sciarpa, insomma divertitevi. Io vi immagino tutti insieme a Capodanno nelle vostre case, magari con i vostri figli, i vostri nipotini, che guardate il video, se è il mio sogno questo, naturalmente invece siete da tutt'altra parte a farvi i fatti vostri, giustamente, lo vedete il 2 e il 3 questo video, giustamente. Però se per caso siete davanti al PC e state guardando
faccione. Allora, mi immagino tutti in piedi a cercare un po' in cucina, un po' nella spazzatura, le bottiglie che avete appena buttato. E allora sì, correte a prenderle e a trasformarle in stupendi pinguini per la vostra epifania. Bene, a me è piaciuta l'idea di entrare a casa vostra a Capodanno, di cominciare con un video divertente, di cominciare con un video creativo e colorato soprattutto, cominciare pasticciandoci le mani e cominciare con i più piccoli anche, con gli adulti e i più piccoli, perché questo è un video molto trasversale. Abbiamo ricominciato, manca un altro video, solo un altro delle feste, e poi si ricomincia con gli argomenti più seri di Arte per te. E quindi io vi aspetto ancora per il prossimo video, sempre dedicato alla simpatica vecchietta Befana, e invece poi ricominciamo con la nostra programmazione. Io non mi dilungo oltre, so che siete impegnati, so che siete con le vostre famiglie, mi piaceva essere lì in un angolino insieme a voi, abbracciarvi forte forte, darvi un grande bacio, dirvi grazie per essere stati per tutto il 2014 con me e sperare di rimanere anche per tutto il 2015 insieme a voi, in vostra compagnia. Da Ombretta e da Arte per te, anche per il primo video del 2015 è tutto, alla prossima! Buon anno! Buon anno!